Il 98% dei giovani non partecipa ad associazioni ecologiche per i diritti civili o per la pace. Il 91% di loro non fa nessun tipo di attività di volontariato. Questa è l'immagine del nostro futuro. I giovani non partecipano alla vita politica e sociale e se chiamati al confronto su questi temi non sanno esprimere criticamente la propria opinione rispettando i loro interlocutori. I ragazzi non sono abituati al dialogo e la scuola può e deve colmare questo vuoto. Noi giovani dobbiamo avere la possibilità di confrontarci con i nostri coetanei e farci un'opinione critica su temi come l'emergenza ambientale, la legalità, la questione di genere, i diritti e le libertà fondamentali e le discriminazioni. Io mi chiamo Eleonora Lingua, ho 17 anni e vengo da Cuneo. Nella mia vita scolastica ho sempre riscontrato un grande problema. Non abbiamo lo spazio per confrontarci. Molti ragazzi sanno quanto sono importanti i temi dell'educazione civica e sanno che bisogna parlarne. Sanno che bisogna parlare dell'immigrazione, della mafia, delle discriminazioni. Ma la scuola ci dà lo spazio per farlo? Ci dà lo spazio per farci un'opinione? Molto spesso no. Ma quanti di noi hanno da dire qualcosa? Quanti di noi hanno bisogno degli spazi per farsi un'opinione, perché non hanno mai avuto la possibilità di trattare questi temi così importanti? Grazie alla mia esperienza di quest'anno a Londine, ho capito che avere lo spazio per dialogare non ci fa crescere solo come individui, ma anche come comunità. Per poter dialogare servono però tempo e spazio. Per questo nasce Civest, il mio progetto di ricaduta sociale. Questo progetto coinvolgerà i ragazzi fra i 17 e i 18 anni del liceo classico-scientifico della mia città, con l'obiettivo di aiutarli a sviluppare la capacità di ripensare criticamente i temi dell'educazione civica grazie a momenti di dibattito. Per farlo, voglio implementare il metodo della Philosophy for Communities, una pratica filosofica nata negli anni 70 negli Stati Uniti che permette ai ragazzi di imparare a esprimere criticamente la propria opinione e sviluppare un pensiero valoriale. I dibattiti previsti e i temi trattati mirano a dare ai partecipanti una preparazione trasversale dei temi dell'educazione civica e dell'attualità, con particolare attenzione allo sviluppo di un pensiero critico e personale su questi temi. Per mettere in pratica questo progetto mi avvalerò di un team di ragazzi che, come me, credono nell'importanza del dare spazio al dialogo, ma anche di esperti del settore della filosofia e delle scienze dell'educazione. Credo sia fondamentale investire sull'educazione dei giovani. Perciò, se questa idea vi ha incuriositi, vi invito a contattarmi per discutere insieme di questi temi e aiutarmi a migliorare questa proposta formativa. Nonostante non sembri così, il conflitto è un aspetto più che fisiologico della vita di ognuno di noi. E anche se per la società i conflitti corrispondono a eventi terribilmente grandi come le guerre, bisogna rendersi conto che queste realtà hanno mille sfaccettature che partono dall'umano stesso e che non necessariamente hanno come conseguenza qualcosa di negativo. Abbiamo a che fare con il conflitto fin da quando siamo piccoli e man mano che cresciamo ci approcciamo adesso in diverse situazioni e con persone differenti. Può anche succedere di avere un conflitto proprio con noi stessi. Questo non deve spaventarci, ma deve invece motivarci a trovare gli strumenti giusti per risolvere creativamente i conflitti a cui ci interfacciamo durante la nostra vita, in modo da crescere attraverso questi. E perché no? Magari trarne qualcosa di positivo e significativo che potrà esserci utile in futuro. Frequentando quest'anno scolastico a Rondine, grazie alla borsa di studio della Fondazione Friuli, non solo ho imparato che tipi di conflitto esistano, ma anche valide soluzioni per risolverli in base alle varie situazioni. Dunque, mi sono messa a riflettere, se tutti abbiamo bisogno di queste competenze durante la nostra vita, perché non elaborare un progetto che possa fornirle già ai ragazzi delle scuole medie, che trascorrono un periodo piuttosto tempestoso durante la loro preadolescenza? Io sono Aurora Bortolin, ho 18 anni e vengo da Pordenone. Tante volte ho letto il giornale di ragazzi che hanno provato a togliersi la vita perché erano vittime di bullismo, o di ragazze che a causa di giudizi altrui sui loro corpi hanno sofferto di anoressia o bulimia. Spesso
Spesso questi ragazzi non avevano nemmeno 14 anni. Allora ho iniziato a fare le mie ricerche, a visionare dati e a leggere articoli. I ragazzi dai 12 ai 15 anni sono spesso coloro che soffrono maggiormente di bullismo e cyberbullismo. Oltretutto iniziano ad approcciarsi a comportamenti a rischio, che spesso sono dovuti a situazioni di malessere e disagio vissute a scuola e in famiglia. Dalla mia idea iniziale e dai dati a conferma delle mie ipotesi è nata la mia esigenza di elaborare progetto di formazione sui temi del conflitto e della mediazione concordia per la scuola secondaria di primo grado G. Lozer dell'Istituto Comprensivo Pordenone Torre, che vada ad arricchire il progetto di mediazione di cui fanno parte molti studenti. Intendo fare alcune lezioni interattive di formazione alla mediazione per implementare le conoscenze degli studenti mediatori dell'istituto e fornire loro le competenze necessarie per poter aiutare in modo concreto i loro compagni e coetanei in caso di conflitti all'interno della scuola, anche grazie all'aiuto dei docenti a carico del progetto di mediazione, in modo da favorire un clima sereno tra tutti gli studenti. Sono pronta a mettermi in gioco nel realizzare questo progetto. E voi? Salve a tutti, io sono Benedetta D'Agostino. Vengo da Roma e sono qui oggi per farvi una domanda. Che cos'è la scuola? Alcuni di voi si risponderanno dicendo: è dove si va per imparare. Altri la definiranno: è dove ho potuto conoscere altri miei coetanei, dove ho stretto amicizie che mai dimenticherò. Altri ancora la chiameranno un luogo in cui sono cresciuto e mi sono conosciuto. Ecco, io, attraverso la mia esperienza scolastica, essermi tante volte sentita poco stimolata ed estraniata dall'ambiente scolastico e grazie al mio percorso all'interno di Rondine, ho capito che il solo svolgimento delle materie curricolari non può bastare per rendere la scuola il posto che stavate descrivendo. È importante che ci sia uno spazio in cui gli studenti possano collaborare, essere creativi e conoscere l'arte. È importante creare una comunità all'interno della collettività degli studenti. Ecco perché il mio progetto sarà quello di creare un gruppo di musical autogestito dagli studenti della mia scuola, dove potranno scoprire il lavoro di squadra, capire il valore della responsabilità, mettersi in gioco e condividere i loro talenti. Nel corso dell'anno scolastico avverranno incontri settimanali in cui i partecipanti entreranno in contatto con il mondo del teatro, del canto e del ballo, per poi terminare il percorso con una preparazione e la messa in scena di uno spettacolo finale. Non sarà un progetto rivoluzionario, sconvolgente o unico nel suo genere. Infatti, molti progetti simili al mio esistono già in svariati licei italiani. Sono anche certa che non sarà né facile né perfetto, ma è il mio passo che io scelgo di fare per veder cominciare un cambiamento nel mio vissuto quotidiano. Vorremmo iniziare ponendovi una domanda. A cosa serve la scuola? Serve a dare delle semplici nozioni? A creare delle relazioni? A formare un proprio pensiero critico? A stare semplicemente 6 ore seduti a un banco aspettando il suono della campanella? Molti non credono che le relazioni tessute all'interno della scuola possano essere durature. Molti non credono che sia necessario che ci sia un buon rapporto tra studenti e professori. La scuola spesso viene vista come un parcheggio, dove sostare e apprendere semplicemente delle nozioni. Molti studenti si vivono l'esperienza scolastica come una vera e propria sofferenza, o almeno questo è quello che accade in molte classi della nostra città. Quindi ci siamo posti una domanda: come poter rendere l'esperienza scolastica un'esperienza sia formativa a livello curricolare che a livello umano e relazionale? Io sono Caterina Grandi. E io, Alessandro Bernic. Veniamo tutti e due da Trieste, una città di confine e multietnica. Il nostro progetto è portare il quarto anno Rondine a Trieste. Perché? Perché abbiamo visto, soprattutto nell'ambiente scolastico, l'indifferenza.
Rondine ci ha dato tanto. Infatti, prima di questo progetto, io ero una persona immatura, che scappava dai propri conflitti e dalle responsabilità della scuola. Però ho capito moltissime cose, e ho anche capito che grazie a piccoli passi si possono fare cose impossibili. A me ha mostrato che anche all'interno di una classe si possano instaurare delle relazioni forti. Io ho sempre sofferto la scuola a causa della mancanza di relazioni, della mancanza di un gruppo e della mancanza di interesse gli uni verso gli altri. Inizialmente avevamo due progetti separati, ma quando abbiamo capito che volevamo operare nello stesso ambito e che i nostri progetti si contenevano l'un l'altro, abbiamo deciso di unire le forze. Abbiamo imparato a rondine che un grande problema va risolto affrontandolo in tante piccole parti, che un grande progetto va fatto in tante piccole azioni. Il nostro è un progetto molto grande e per questo abbiamo deciso di fare dei piccoli passi iniziali. Vorremmo infatti iniziare con una ricerca dettagliata sul nostro territorio, iniziando a proporre dei questionari a dei ragazzi della nostra città per capire al meglio i loro bisogni, per poi sperimentare delle piccole pillole del percorso Ulisse con un piccolo gruppo di ragazzi e infine esportare il quarto anno nelle scuole della nostra città. Di che cosa abbiamo bisogno? Di sostegno, di aiuto, di consigli, di formatori e di voi. È vero, questo progetto è troppo grande per solo due semplici ragazzi, ma non siamo soli. Infatti anche l'associazione Rondine vuole importare il quarto anno Rondine all'interno delle regioni italiane. Come dice Madre Teresa di Calcutta, se il perché è forte, il come si trova. E il nostro perché è forte, e il come lo stiamo progettando. Quindi aiutateci a sostenere questo progetto. I ragazzi che abbandonano la scuola lo fanno perché sono troppo stupidi o troppo pigri e lì non ci fanno niente. Questo è un discorso che ho sentito fare da molti adulti, per esempio commentando servizi del telegiornale o articoli che riportano una situazione sempre grave nella mia Sardegna per quanto riguarda la dispersione scolastica. Chi fa queste affermazioni però non considera minimamente le conseguenze che una scelta simile può avere sulla vita di una persona. Chi non conclude gli studi ha maggiori possibilità di ritrovarsi precocemente escluso dal mercato del lavoro ed emarginato dalla società, incorrendo quindi in condizioni di povertà, delinquenza e tossicodipendenza. Io sono Marianna Murgia, ho 18 anni e conosco queste persone. Ho visto come il sistema non era in grado di aiutarle, perché è solo capace di biasimarle. Ero arrivata ad applicare questa mentalità anche a me stessa, quando ho iniziato a riscontrare le prime difficoltà al liceo. Mi giudicavo non abbastanza intelligente per la scuola che avevo scelto e troppo pigra nonostante studiassi molto spesso fino a tarda notte. Poi sono arrivata a Rondine e lì ho potuto vivere profondamente la differenza fra me e i miei 26 compagni di classe e ho potuto finalmente capire che nessuno è troppo stupido o troppo pigro, ma che ognuno ha i propri interessi, i propri talenti e i propri modi e tempi di apprendimento. Quanti ragazzi come me, che però non hanno potuto vivere la mia stessa esperienza, non l'hanno capito? E quanti non hanno più trovato ragioni per continuare gli studi e quindi hanno mollato? Troppi secondo i dati, è per me inaccettabile. Per questo ho sviluppato un progetto che si focalizza principalmente su interessi e talenti. Nell'arco di una normale mattinata scolastica, voglio organizzare un incontro con i ragazzi che frequentano la terza media del mio paese, di Lanovo Monteleone. Durante quest'arco di tempo si svolgeranno attività di sensibilizzazione sul fenomeno, di vocazione professionale e di trasformazione creativa del conflitto, volte ad aiutare i ragazzi a fare una scelta consapevole della scuola superiore, che si adatti veramente ai loro interessi e ai loro talenti, e ad aiutarli anche a creare un ambiente sereno nel gruppo classe e nel rapporto con i docenti. Il mio progetto si chiama Studium, che in latino vuol dire amore, passione, cura, entusiasmo per qualcosa, e io voglio che questi ragazzi trovino quel qualcosa e non lo abbandonino mai. So che fare una scelta simile a 13 anni è difficile. È stato anche difficile sviluppare questo progetto e so che sarà difficile portarlo a termine in futuro, ma io ho un'idea da comunicare a questi ragazzi. Voi che cosa direste a loro? Come gli parlereste? Ma soprattutto, siete disposti a farlo per aiutarmi? Thank you.
scuola è quello di sostituire una mente vuota con un'aperta. La scuola non è riempire un secchio, ma accendere un incendio. Sono Caterina, ho 17 anni e finora nel mio percorso scolastico mi sono sentita poco stimolata, valorizzata e conosciuta non per quella che sono davvero a scuola, così come i miei compagni. Ho sempre fatto fatica a socializzare, a sentirmi parte del gruppo classe e non mi è mai andato giù il fatto che non ci fossero dati tempo e spazio a scuola da dedicare alla ricerca di noi stessi, delle nostre passioni e di che direzione dare alla nostra vita. Ma soltanto io ho incontrato difficoltà? Secondo le indagini OCSE, il 73% degli studenti italiani delle scuole secondarie di primo grado ha un indice di malessere superiore al benessere scolastico. Il 70% degli studenti italiani, anche se preparato, si trova in uno stato di ansia quando deve affrontare un testo o un'interrogazione. In Italia, le scuole in cui studenti si ritengono maggiormente soddisfatti della propria vita sono caratterizzate dalla percezione da parte degli studenti che gli insegnanti si interessano all'apprendimento di ciascuno studente e l'aiutano nell'apprendimento stesso. Lo avreste mai detto? Mi alzavo tutte le mattine con l'ansia di andare a scuola, con la consapevolezza che niente sarebbe andato bene come avrei voluto e che forse non avrei ottenuto nulla di concreto per la mia vita. Poi sono stata a rondine, mondo di cui ora faccio parte grazie alla mia famiglia e al suo continuo supporto. Ed è successo proprio questo. Mi hanno aperto la mente e acceso in me un incendio, dandomi tempo e spazio per conoscere me, gli altri e il mondo. Ho frequentato un anno di scuola stimolante, in cui mi è stata data l'occasione di scoprirmi e mostrarmi i professori e i miei compagni per quella che sono. Questo mi ha permesso di contribuire a creare un ambiente sereno in classe. Mi ha permesso finalmente di sentirmi parte integrante di qualcosa, di stare bene dopo qualche sofferenza di troppo. Ed ora vorrei che l'energia che il percorso a rondine mi ha dato davessero anche i miei coetanei. Non vedo nei loro occhi la voglia di mettersi in gioco a scuola, di venirci a scuola. Vedo occhi spenti e il desiderio di finire il percorso di studi il prima possibile. Allora mi sono chiesta, come far sì che altri ragazzi italiani siano bene nel proprio ambiente scolastico? Come far sì che vivano la mia stessa crescita? Tramite il mio progetto NUST, un professore ogni settimana dedicherebbe del tempo in ogni sua classe del triennio per discutere e confrontarsi su temi di attualità e non solo, proposti dagli stessi ragazzi. In questo modo non si creerà soltanto un rapporto più stretto tra studenti, ma anche tra studenti e professori. La scuola è trampolino di lancio per noi giovanissimi, per l'università e il lavoro, ma facciamo sì che lo sia anche per la vita, in modo da diventare donne e uomini consapevoli di se stessi, dei limiti e delle potenzialità, per prendere in mano la propria vita e la propria realtà. NUS, il nome del mio progetto, in greco antico significa mente, coscienza. Questo è il mio obiettivo, nutrire la mente, che come diceva Albert Einstein, è come un paracadute. Funziona solo se si apre. Immaginate una classe di prima elementare che ha dovuto vivere il Covid. Quei bambini tutti emozionati di poter finalmente andare alla scuola dei grandi. Avevano appena avuto il tempo di capire come funziona, che quella là, vicino alle scale, è la zona di quelli di quinta e non ci si deve andare, che quando c'è la maestra Michela si può parlare con il vicino di banco, ma solo quando è girata a scrivere alla lavagna, perché non sente tanto bene, mentre con la maestra Laura no, con lei bisogna fare i bravi. E poi lockdown, didattica a distanza. E così con il compagno di banco non si poteva proprio più parlare. Io sono Sofia Del Piano, una ragazza di 17 anni che sa quanto è complicata l'integrazione a scuola e che osa a malapena immaginare quanto questo problema possa aggravarsi a settembre 2020. Perciò, insieme al mio team, composto da 4 ragazze con esperienza nell'ambito dell'animazione, sto progettando un nuovo inizio per la scuola che rispetti le norme e che soprattutto metta al centro i bambini. La pandemia ci ha fatto capire che il mondo non ha bisogno di studenti che si mimetizzino con il banco e la sedia, ma di studenti protagonisti della scuola. E da dove si può iniziare se non dai più piccoli? Sicuramente Non Camaleonti è il titolo del progetto che coinvolgerà molte associazioni del territorio, in quanto progetto della comunità per la comunità. Esso non solo renderà il rientro a scuola per i bambini delle elementari molto più sereno,
ma accompagnerà il loro percorso per tutto l'anno. Dopo una prima settimana piena di attività e giochi, utili a rendere nuovamente familiare l'ambiente scolastico, avranno luogo tre laboratori che faranno avvicinare prima di tutto i bambini tra di loro e poi i bambini alla loro storia e alla loro tradizione. Tutto ciò è stato possibile grazie alla generosità dell'Intesa San Paolo, che ha sostenuto il mio anno a Rondine con una borsa di studio e che ringrazio davvero tanto. Vi chiedo di immaginare che quei bambini siano i vostri figli o i vostri fratellini. Per loro non vorreste solo il meglio? Se è così, sostenete il mio progetto, anche solo donando un sorriso in questo momento.